E siamo giunti alla 23esima edizione del Premio Arte Coseano e dopo 2 anni di pandemia, 2 anni di stop imposto, adesso siamo veramente ripartiti alla grande, quindi già da domani ci saranno gli artisti che esporranno per le strade del paese con le loro opere, tra l'altro dipingeranno dal vivo, una grande festa, e quest'anno per l'occasione sono state preparate tantissime novità e tantissime iniziative. Testimonial l'artista croato Bojan Sumonia, e io lascerei la parola al creatore, l'organizzatore del Premio Arte Coseano, l'artista e anche assessore alla cultura del Comune di Coseano, Giampaolo Clavora. Giampaolo, allora quest'anno si riparte alla grande. Sì, si riparte alla grande, diciamo 2 anni di stop, per cui comunque ci sono sempre delle difficoltà a rimettere in moto tutto, e abbiamo pensato appunto delle novità anche per incentivare sia gli artisti, per cui abbiamo aumentato molto il cachet dei premi, infatti quest'anno il primo premio è 3.500 euro, e diciamo abbiamo puntato molto anche sul pubblico, perché chiaramente gli artisti hanno bisogno anche del pubblico per la loro visibilità, eccetera. Quest'anno abbiamo deciso nel circuito che c'è in tutto il paese, per cui per le strade, per le vie, per le piazze del paese dove espongono tutti questi artisti, abbiamo predisposto 5 punti di ristoro, contrariamente al classico capannone che diciamo c'era negli anni scorsi, 5 punti di ristoro in cui si potranno degustare 5 tipi di menù diversi, e ogni punto di ristoro abbiamo pensato bene di dargli un nome di un artista diciamo famoso del passato, per cui si va dalla piazzetta Caravaggio piuttosto che al caffè Leonardo da Vinci o alla casa Michelangelo Buonarroti. Questo diciamo che sarà una partenza anche per quanto concerne gli anni prossimi, punteremo molto su questa cosa qui. Ecco, questo, ci sono circa sicuramente un centinaio di artisti, forse anche più, perché noi le iscrizioni le abbiamo già, ma normalmente la mattina del premio, della manifestazione, si presentano anche molti artisti sia italiani che esteri. Quest'anno, come ha detto la Elena Iuri, abbiamo come testimonial un grosso artista croato, Bojan Sumonia, che lui ha esposto ultimamente anche al Museo Revoltella di ecco che sta arrivando, lo vedo, di Trieste, ed è venuto su da Pola con i suoi quadri, la sua mostra, insomma. 23esima edizione del Premio Arte Coseano, e siamo in compagnia del sindaco Davide Asquini, al quale non possiamo che chiedere, bello, si riparte? Beh, insomma, finalmente si riparte, abbiamo fatto comunque 2 anni di semipausa perché non siamo mai andati in letargo veramente, abbiamo infatti fatto delle manifestazioni sicuramente in tono minore perché non potevamo fare altro, però non abbiamo mai interrotto quel filo rosso che insomma deve sempre portarci avanti. Quest'anno però insomma finalmente si riparte con una volontà molto ferrea di portare avanti questa manifestazione nel tempo e soprattutto anche di riuscire a migliorarla in tutti gli aspetti, tant'è che insomma ci sono anche delle novità come sempre, Elena. E siamo in compagnia del testimonial della 23esima edizione del Premio Arte Coseano, Bojan Sumonia, che tra l'altro è venuto dalla Croazia, quindi un artista croato che ha fatto anche un viaggio per venire qui, portare le sue opere e fare un bellissimo vernissage che verrà inaugurato stasera e che sarà visibile anche domani, la giornata diciamo del premio. E non possiamo che chiedergli la sua presenza qui, la motivazione, che cosa lo ha spinto, e soprattutto magari 2 parole anche sulla sua storia, sul suo percorso. Innanzitutto ringrazio Paolo che mi ha invitato a partecipare a questo evento culturale, artistico. Devo dire che Ernest Hemingway ha detto che ogni persona ha due case, diciamo così, una
La casa dove è nato e la casa dove si sente bene. Io comunque ho studiato a Venezia e considero l'Italia come una seconda casa e sempre mi è piacere venire qua perché mi sento come se fossi venuto, come ho detto prima, a un certo senso in casa. Qui ho portato dei lavori che sono praticamente composti da due collezioni, diciamo così. Una è stata fatta nel 2019 per una mostra che ho avuto in un padiglione d'arte a Zagabria e seconda collezione, quella stata fatta quest'anno all'inizio, diciamo, in primo periodo dell'anno 2022. Primo ciclo, la collezione l'ho chiamata Non c'è niente più elevato che a offrire se stessi all'infinito. Si tratta dei quadri molto contemplativi, con tanto vuoto, dove non ci sono troppe cose, e con una scala cromatica ridotta. E la seconda è tutto un altro modo di interpretare, un altro modo pittorico molto colorato, è un po' distopico e parla un po' della umanità e dove abbiamo portato il mondo in cui viviamo oggi. Grazie.